Ragazzi, oggi sono finito interdentale, vabbè, e oggi vi voglio parlare di Rocket League. Wow! Questo gioco ora non sclererò perché, cioè, non dico che è brutto o fa schifo, perché non fa per niente schifo. Solo che vi parlerò di una cosa. Rocket League, di una cosa peggio di Fortnite. Nelle hack Fortnite, se uno c'ha l'aimbot, ti mira sempre, però c'ha le costruzioni. Rocket League è tutto il contrario. Sì, su Rocket League c'è un hack, che ora io sto facendo una partita con dei miei amici, e praticamente stavo vincendo 3-0. A un certo punto, visto che uno ha detto, vabbè, vado via, ho perso, va via. Ne entra uno nuovo e si inizia. Questo arriva, fa gol e dico, vabbè, 3-1. Poi, e ascoltatemi quando dico poi, lui l'ha fatta apposta perché o è il più forte al mondo e ci sta, oppure c'è cheat e la cosa è più palese. Miss. E allora, raga, lui, avete visto quando uno fa gol, si riparte a centrocampo. Arriva, con la spinta no, fa gol. E dico, bravo, bravissimo, sei forte. Dopo si riparte, lui rifà un altro gol. Siamo 3-2. No, sì, siamo 3-3. Riarriva, fa un altro gol, 4-3. Io ho abbandonato la partita, anche se ero con degli amici. Perché, raga, era impossibile. Oh, lui ogni cosa che faceva, ogni volta che partiva era un gol. O sono hack, raga, perché la mira così è impossibile. I più forti a volte anche smirano, Cioè, non vuol dire che se sei il più forte devi fare sempre gol, gol, parto gol, parto gol. E raga, è impossibile, saranno cheat. Quindi vi dico, la tecnica per i cheat, per counterare una persona con i cheat, uscite dal gioco e probabilmente, scusate le notifiche, uscite dal gioco ragazzi, abbandonate la partita, chiudete Rocket League e dopo casomai lo riaprite. Questo ragazzi era il mio sfogo, il mio video sfogo, anche se non era un video sfogo, per questo video non chiedo like, massimo se volete darli, grazie mille. La tuta del panda vi saluta e Rocket League e le sue hack. Bye.